Ragazzi, oggi è esattamente il 20 novembre del 2022. Tra quasi un mesetto sarà Natale e tadam! Guardate qui. Il mio primo vero ufficiale, sono la burriera, albero di Natale. Chi mi segue vari nei social, Instagram, eccetera, ha già visto tutto. Guardate un po' che carino, illuminato. Non ci fate caso, questo è un po' stortino, ma non troppo. Guardate che bello, ho comprato la cesta per i regali, il recinto anti-Albertino, e poi comunque è molto bello così da vedere ed è fantastico. Mi è costato 25 euro, insomma in media ho speso 100 euro per decorazioni di Natale, albero e tutto il resto sempre by cinesi. Questo albero mi è piaciuto molto perché era questo aghetto così, 25 euro l'albero, più le luci, eccetera, insomma, molto molto bello. E appena l'ho visto mi è piaciuto subito e tadam! Oggi ho fatto anche il presepe e l'ho messo qua. Solo che, ahimè, con i pari traslochi che ho fatto, soprattutto quello official dell'anno scorso, mi mancano pezzi. Cioè, nel senso, ok, è quello dell'anno scorso, ragazzi, non so se vi ricordavate, ho fatto un videovlog con le lucine rosse, con le batterie, niente pini, insomma, natività, eccetera. E mancano i personaggi altri che avevo comprato. Anche per questo avevo speso 100 euro l'anno scorso, sempre. E poi a parte c'era il tizio che infornava tipo le pizze, il panettiere, insomma. E è andato perduto. Spero che non è andato perduto ufficialmente. In questi giorni, appunto, dovrei andare a rivederlo nel garage. Ma secondo me la cosa più bella proprio è l'albero di Natale. Poi ho comprato varie decorazioni, quella sparsa per la casa, il centrino, tre centrini rossi qua per il tavolo, il camino che questo si accende pure, vedete che carino. Ne avevo uno simile quando ero più piccola, però era un po' più grande. Poi, vabbè, l'angioletto, appunto altro centrino, ecco qua. Qua nel bagno non c'è. Ah, poi ho trovato il fischio. E l'ho messo qui nella porta dell'entrata della stanza da letto, non si sa mai. E poi altro appunto centrino, questo è il terzo, palla classica di Natale. E il mio primo vero e ultimo Babbo Natale. Anche questo mi è costato su 10 euro, comunque molto leggero ed è molto carino, anche lui ha la campanellina. E l'ho messo qua. Poi voglio far vedere questa statua di questa donna che ho comprato in pietra lapica quando siamo stati alla Baita. Il mio fantastico orologio, 40 euro vero, ho preso la gioielleria per il mio compleanno. E questa piccola spada, loro chiamano, in realtà è un pugnale, una spada, vabbè. Preso al rigattiere, a Mister Bianco, vintage a soli ragazzi, 6,99 euro. 7 euro questa bellezza pesante. E appena l'ho visto ho detto deve essere mia, nella mia collezione di armi varie sparse. No, mi pare nulla. Nulla di particolare, quindi questo è rimasto rotto perché non me ne fotte un cazzo. Sì, ecco qua. Ah, e il tappetino. Tappetino Merry Christmas che mettevo poi fuori la porta, penso. Ancora magari presto, anche se fuori ho messo già Buon Natale. E niente, guarda che questo è quanto.